Da oggi l'Arma dei Carabinieri è cittadina onoraria di Forte dei Marmi. Il conferimento, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del municipio, è stato consegnato nel corso di una domenica di festa. Dopo la messa nella chiesa di Sant'Ermete, il corteo ha raggiunto Piazza Garibaldi. All'evento hanno partecipato la fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e il comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Alberto Mosca. Come ho detto durante il mio intervento, oggi il ruolo della stazione dei Carabinieri è un ruolo diversificato, sicuramente a 360 gradi, perché noi vogliamo con forza che il comandante della stazione dei Carabinieri e i Carabinieri del presidio di quel comune siano interfaccia costante con i cittadini, anche per la soluzione di problematiche, di curiosità o di esigenze che vanno al di là degli aspetti relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica. Devo dire che alla stazione Carabinieri di Forte dei Marmi ogni cittadino di Forte dei Marmi, dai bambini agli anziani, dagli uomini alle donne, hanno trovato sempre accoglienza, hanno sentito presso la stazione Carabinieri quello di essere a casa. Ecco, questo è il senso di gratitudine che noi come comune abbiamo voluto tributare oggi dando questa cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. Ospite d'onore della cerimonia anche il tenore Andrea Bocelli, anche lui cittadino onorario di Forte dei Marmi. Nell'occasione è stata anche inaugurata all'interno del fortino la mostra I Carabinieri della Gente, 2 secoli con noi, che rimarrà in esposizione fino a domenica 2 novembre.